parlerà, credo, del moto browniano, del Sì, pensiero e del dintorni. moto browniano in qualche punto del Sì, e quando si seminario. arriverà al moto browniano si capirà pure per questo titolo. Questo titolo, scontato stamattina, mi sembra che ha 34 parole. Però poi citerò un articolo che ha 41 parole nel titolo, quindi è un omaggio a quell'articolo. Va bene, allora diciamo, questo è sto titolo apparentemente. Allora, vabbè, gli atomi, insomma, i studenti di fisica a dire che gli atomi esistono, insomma, è una ovvietà. Però io sono abbastanza sicuro che se vi domandassi come si fa a capire che gli atomi esistono, oppure come hanno fatto a capire 120 anni fa che gli atomi esistono, non sono tanto sicuro che tutti lo sanno, e in particolare come hanno fatto a capire che il numero Avogadro è quello che è, insomma, quindi non tutti hanno questa. Anche gli studenti di fisica. Magari voi no, spero, però diciamo una bella percentuale. Quando ho fatto le prove ho scoperto che più della metà non lo sapevano. Ma uno potrebbe dire che è un argomento un po' vecchiotto, no? Diciamo, adesso insomma, chi sa, la fisica fa materie oscure, buchi neri, bosoni Higgs, insomma. Quindi. Però insomma c'è questa storiella che a me piace raccontare, questo Federico Guglielmo IV di Prussia, re, insomma, all'inizio dell'Ottocento, era un appassionato di scienza, aveva un astronomo reale che si chiamava Argelander. Esistono qualche cratere di Argelander sulla Luna, insomma, in onore di questo signore. E quindi un giorno lo convocò e gli dice: allora, dice, signor direttore, ma che c'è di nuovo dal cielo? E quello dice: ma non c'è niente di nuovo, perché lei sa già tutto. Sembra che insomma, sua maestà non si arrabbiò neanche tanto, insomma, non gli fece tagliare la testa. Però diciamo, quindi questo che vuol dire, insomma, che sì, fare la divulgazione dei bosoni di Higgs è carino, però insomma. Secondo me un sacco di gente non sa cose più vecchie e forse più importanti. Allora, fammi fare una piccola carrellata sull'atomismo. L'atomismo nasce no, questo è lo schema del seminario, a partire dall'atomismo ai tempi dei greci, fino ad arrivare a Maxwell e Boltzmann, e poi in modo browniano, con tutti annessi e connessi, diciamo, anche diciamo, più moderni. Allora, tutto inizia con questo signore qua, Democrito di Abdera, Leucippo e Democrito, che proponevano insomma, di interpretare che il mondo, quello che a noi sembra, in effetti sono gli atomi. E questo era il famoso dialogo che ieri ho accennato, il dialogo fra i sensi e la ragione. La ragione dice: solo in apparenza una cosa è dolce o amara, solo in apparenza è calda o fredda, solo in apparenza ha un colore, in realtà esistono solo gli atomi e lo spazio vuoto. Diciamo, la realtà che ci circonda di fatto è costituita da atomi. E i sensi gli rispondono: povero intelletto, tu che stai prendendo la tua evidenza da noi, stai cercando di spodestarci. La tua vittoria sarà la tua rovina. Cioè, in termini moderni, sì, vabbè, si fa presto a dire, ma poi sti atomi li ha mai visti? E come sono fatte le interazioni? Non è, visto che noi abbiamo solo accesso. Vabbè, adesso con i microscopi a effetto di campo ci abbiamo pure l'accesso diretto, però insomma, negli ultimi tempi. Ok, allora diciamo, questa è l'idea degli atomi, c'è anche un'idea grandiosa, no? Vabbè, adesso tutti sappiamo che è grandiosa, diciamo, perché è tanto importante come si è fatto a convincersi di che veramente esistevano prima degli ultimi decenni, insomma, con i microscopi a effetto tunnel. Ora, tanto per dare l'idea che, insomma, vabbè, non è che devo convincere gli studenti di fisica che i problemi degli atomi sono importanti, però tanto per citare qualcuno di particolarmente famoso, Feynman da qualche parte ha scritto che, diciamo, se tutto andasse distrutto, se bisogna salvare una cosa, ecco, lui salverebbe l'idea degli atomi. Diciamo, quindi se proprio tutte le biblioteche del mondo sparissero, bisogna salvare su un pezzo di carta una cosa, diciamo, salvate questa, da questa. E lo diceva Feynman. Poi insomma, gli atomi si incrociano pure nella letteratura, no? Insomma, Lucrezio, insomma, il famoso De Rerum Naturae, termini più moderni, Levi, insomma, c'è questo libro bellissimo, Il Sistema Periodico, che se non l'avete letto leggetelo perché è veramente bello, diciamo, ogni capitolo è dedicato a un elemento, non ci sono tutti e 92, sono un po' di meno. E poi c'è il racconto sul carbonio, appunto, e parla pure appunto, degli atomi di carbonio che si muovono, passano da una cosa all'altra, insomma, è veramente bello, quindi insomma, anche diciamo, l'idea dell'atomismo la ritrovate pure in letteratura. Insomma.
Vabbè, venendo più alla cosa della fisica, diciamo, l'idea piuttosto lunga, diciamo, saltando tutte le, insomma, la preistoria, diciamo, poi diciamo, si afferma, diciamo, completamente nel XX secolo. La storia, comunque, la storia dell'atomismo è abbastanza, stata abbastanza travagliata, perché nell'antichità, adesso Democrito e Leucippo si studiano nel liceo, ma nell'antichità così, in prima approssimazione non si rifilava nessuno. In particolare perché sia Aristotele che Platone erano contrari, quindi insomma, se i due grandi capi erano contrari, insomma, quindi la vita fu dura. Poi, fra l'altro, diciamo, gli atomisti erano associati a Epicuro, e quindi poi nel Medioevo l'atomismo era associato all'ateismo, e quindi il motivo era: se la vera natura di un corpo sono gli atomi, tra prima e dopo la consacrazione dell'ostia, da un punto di vista così materiale, fisico, niente sembra essere cambiato, però, diciamo, secondo il dogma della Chiesa Cattolica, invece quello è diventato il corpo di Cristo, quindi, diciamo, il problema. Adesso, insomma, l'idea fa un po' sorridere, però mi rendo conto che un certo Galilei è stato attento a stare ben zitto sul problema dell'atomismo, perché già ha avuto problemi per cose, diciamo, da un punto di vista teologico, meno profondo, meno serio, quindi stava ben attento. Ad esempio, il libro di Lucrezio era all'indice, è rimasto all'indice, credo, fino all'inizio dell'Ottocento. Vabbè, la prima cosa moderna sull'idea di utilizzare l'atomismo per proprio fare i conti l'ha fatto questo signore qua, questo Daniel Bernoulli, quello del teorema dell'idrodinamica, che nel suo libro, appunto, si chiama Idrodinamica, il nome idrodinamica l'ha inventato lui, mette l'idea, quella che noi chiamiamo la teoria cinetica, cioè che la pressione è dovuta al fatto che ci sono le particelle d'aria che sbattono contro la parete e, sbattendo, impediscono che la parete, pur pesante, caschi giù, quindi la pressione la tira su. Questa fu la prima idea, in termini così, un po' primitivi. Poi ci furono due signori che forse non avete mai sentito nominare, insomma, Erapat e Waterston. Questi due signori fecero degli articoli in cui tirarono fuori delle idee abbastanza interessanti, insomma, grosso modo anticiparono i lavori di Maxwell, solo che questi lavori andarono persi, li mandarono alla Royal Society, andarono persi, vennero riscoperti qualche decina d'anni dopo, no, tipo mezzo secolo dopo, e quando li riscoprirono, hanno detto: accidenti, questi erano dei bei lavori, però. Poi erano stati rifatti da Maxwell. Vabbè, il primo signore, diciamo, ufficiale fu Clausius, no? Che aveva questa idea un po' primitiva, diciamo, grosso modo, diciamo, giusta. Nel frattempo c'era stata la termodinamica, ok? C'era stata la termodinamica, insomma, che è una teoria fenomenologica. Quindi, diciamo, l'idea della meccanica statistica è spiegare la termodinamica dal punto di vista della meccanica e del fatto che ci sono gli atomi. Diciamo, se gli atomi non ce li mettete dentro, la meccanica statistica non ha motivo di esistere, perché non si sa di che si parla. Okay? Ovviamente c'era il problema di questi benedetti atomi, che nel 1860 gli atomi nessuno li aveva mai visti, ovviamente, no? E non sono stati visti fino a pochi anni fa. Quindi il problema era di conciliare, insomma, l'esistenza dell'atomo, ammesso che esistessero, e il fatto che la termodinamica, diciamo, è abbastanza in contrasto con la meccanica sotto vari aspetti. Vabbè, qui si arriva ai due mamma santissima, insomma, Maxwell, e Maxwell ha fatto un sacco di cose, okay? No, la vita di Maxwell ve la salto. Fra le tante cose che ha fatto, vabbè, se ne cito solo due, insomma, è la famosa distribuzione di Maxwell e Boltzmann, la distribuzione di probabilità delle velocità, che all'epoca non era una cosa direttamente osservabile, questo è stato osservato solo negli anni 30. Aveva fatto una previsione invece osservabile, che in genere non viene raccontata nei corsi di meccanica statistica, perché fa parte, diciamo, della meccanica statistica di un equilibrio. Ha fatto questo, no, dove stavo? Che la viscosità di un gas a temperatura fissata è indipendente dalla densità. Ok? Questa cosa in genere non viene insegnata nei corsi. È un risultato importantissimo, tra l'altro neanche tanto difficile da tirare fuori. E apparentemente questo risultato sembra assurdo, perché dice: ma come?
Cioè, se una cosa è densa, sarà più viscosa. Infatti, quando lui fece questo calcolo, andò a parlare con Stokes, e Stokes gli disse: Maxwell, lei è un giovane brillante, però, insomma, tutto rispetto, sti conti devono essere sbagliati, perché questa cosa proprio non torna. E lui fece i conti e gli continuava a rivenire sempre la stessa cosa. Allora disse: vabbè, sapete che fece Maxwell? Si fece un esperimento, lo fece lui. Okay? Si mise a casa e si fece un esperimento. Si fece un esperimento e venne come doveva venire, cioè, quindi la viscosità è dipendente dalla densità. Non solo, ma c'è anche una forma particolare che poi può essere utile, diciamo, la vediamo alla fine. Okay? Fatti gli esperimenti con calma, rifatti bene, venne fuori che era vero. Okay? Quindi, diciamo, quindi questa idea dell'atomismo, diciamo, già aveva dato una conseguenza osservabile, diciamo, e verificata. Ovviamente c'erano un sacco di problemi. C'era il problema della termodinamica, che il problema della seconda legge della termodinamica da interpretare con la meccanica statistica, dal punto di vista, diciamo, meccanico, ovviamente, diciamo, lui si rendeva conto che c'era un sacco di lavoro da fare, che era solo all'inizio, no? Ovviamente il suo continuatore è questo signore qua, Boltzmann. Okay. Piacerebbe parlare di Boltzmann, potrei parlare di Boltzmann per un paio di giorni interi, però, diciamo, è il mio personaggio preferito. Vabbè, ha avuto una vita piuttosto travagliata, insomma, è finito morto, suicida a Duino, vicino Trieste. Vabbè, comunque, insomma, fra l'altro su Boltzmann girano pure un sacco di balle, insomma, si dice che si era suicidato perché la gente non se lo filava, non è così, insomma, se lo filavano e come, insomma, aveva una caterba di laurea ad honorem, premi, quello, quell'altro, offerte di cattedre nel posto più importante, quindi, diciamo, non è vero. Era un tipo piuttosto tormentato, tanto per darvi un'idea, qui c'è l'elenco delle università in cui è stato. Prima è stato a Vienna, poi è andato a Graz, poi è tornato a Vienna, poi doveva andare a Berlino, qualche mese non c'è andato, poi è andato a Monaco, poi è tornato a Vienna, poi è andato a Lipsia e poi è ritornato a Vienna. L'ultima volta che è tornato a Vienna, l'imperatore Francesco Giuseppe ha detto: ma questo professor Bolzano mo ha stufato, avanti e indietro, eccetera, eccetera. Gli chiese una lettera formale che non si doveva più muovere. Vabbè, era un tipo piuttosto tormentato, diciamo, fra l'altro, insomma, era uno. Per esempio, insomma, lui rifiutò il titolo nobiliare, cioè, l'imperatore lo voleva fare von Boltzmann, e lui disse: no, vabbè, insomma, mio padre e mio nonno si chiamavano Boltzmann, anche i miei figli e nipoti si chiameranno Boltzmann senza il titolo nobiliare. Se è stato bene a me, starà bene pure a loro, arrivederci, grazie. Vabbè, tra l'altro, diciamo, una cosa divertente è che questo è un librettino. No, faccio un viaggio in California, il Dorado. Immaginate cosa vuol dire fare un viaggio in California nel 1905. Bisognava fare un giorno di treno da Vienna ad Amburgo, fare 15 giorni, no, 15 giorni o poco meno di nave fino a Boston e poi 5 giorni di treno fino a San Francisco. Immaginate la cosa che. E arriva lì e scopre che erano tutti puritani e il vino non si trovava. Era molto scocciato del fatto che quando chiedevi il vino ti guardavano come se chiedessi informazioni su quelle certe signorine, diciamo, ti guardavano come fossi un debosciato. Vabbè, comunque, questo era. Leggetelo questo libretto che è, diciamo, decisamente divertente. Parla sempre di roba da bere e da mangiare, diciamo, non gli piaceva la cucina americana. A un certo punto dice: questa roba in Austria la dammo alle oche. E poi dopo dice: no, momento, un'oca viennese non la mangerebbe. Una cosa per dire, disprezzo perché sia. Vabbè, comunque, tornando a qual era l'idea? Le idee fisse di Boltzmann erano due. Uno è l'introduzione di idee probabilistiche per interpretare la fisica, la meccanica fisica. E il secondo punto, diciamo, quello fondamentale, è trovare una relazione fra il mondo microscopico, la dinamica, e il mondo macroscopico. Okay? Allora, queste idee si concretizzano in due cose. Uno è l'idea di ergodicità, cioè l'idea che quando voi misurate qualcosa, uno strumento di misura fa una media su un certo tempo di un quark osservabile. Quando voi misurate la pressione, quella, il manometro misura, diciamo, quanti urti ci sono, l'impulso scambiato
in un certo tempo su una certa superficie e poi divide per tempo. Questo t calligrafico è una cosa del coso di misura. Allora, poi in matematica quel tiro si manda infinito. Perché? Perché diciamo, il tempo caratteristico microscopico è molto più piccolo di quello, quindi quello sarà 10 alla meno 2 secondi. Se non sappiamo che i tempi molecolari sono superiori a 10 alla meno 10 secondi, quindi quello diciamo, lo si manda all'infinito. Ora, ovviamente, se uno vuole fare questa benedetta media, così, chiaramente dovete conoscere le condizioni iniziali. Chi vi dà le condizioni iniziali di 10 alla 20 particelle? Nessuno. Poi dovete integrarvi l'equazione, ovviamente pure questo è impossibile, e poi dovete farvi l'integrale. Quindi tutte e tre le cose sono fuori da ogni portata realistica, quindi è chiaro che questo è quello che fa lo strumento, ma tutte le singole operazioni, i tre step che dovete fare, non c'è speranza di farli, ok? Allora non c'è speranza, quindi a questo punto uno dice che si fa? Allora, l'idea di Boltzmann dice, vabbè, questa media qua la faccio con una media una certa densità di probabilità, che è concetto che è diciamo tecnicamente più semplice. E questa è l'idea ergodica, l'ipotesi ergodica. Uno si può domandare se l'ipotesi ergodica è giusta, la risposta è no. Sicuramente le cose non sono ergodiche, è stato dimostrato nel 54 da Kolmogorov, famoso Kolmogorov Arnold Moser, però nonostante questo in un certo senso funziona, in un senso un po' delicato che non è questo il momento. La seconda cosa ancora più importante di questo è questo benedetto ponte fra la termodinamica e il mondo microscopico. Quindi nella serie io vi do la Hamiltoniana, immaginiamo che per fare i conti voi mi dite come si fa la termodinamica, ok? Questo sarebbe l'esercizio ideale da fare alla fine del corso di meccanica e statistica. Esercizio che ovviamente nessuno sa fare fino in fondo, se non in casi banali. Però a parte la difficoltà di calcolo, c'è il punto concettuale, qual è l'impostazione dell'esercizio? Qual è la formula di base? Qual è l'analogo di F uguale MA? Anche F uguale MA poi non lo sapete fare, però diciamo quella è il punto per te. La formula di base è questa qui, S uguale K logaritmo di W, ok? Che è scritta sulla tomba, no, sulla tomba è scritto log, penso. Questa cosa qua, allora perché questa legge è importante? Perché S è una quantità termodinamica, W, il volume dello spazio, le fasi, è una quantità meccanica. Quindi in linea di principio, io do la, data la Hamiltoniana, io mi calcolo W. E a questo punto mi sono calcolato S, una volta calcolato S mi calcolo tutto quello che devo fare. Poi un altro conto che è difficile fare il conto, pure le equazioni differenziate di Newton non le sapete fare, ok? Infatti questa è la tomba di Boltzmann, cimitero monumentale di Vienna, a 50 metri dalla tomba di Beethoven, l'altro Ludovic. La tomba di Beethoven è sempre stracarica di fiori, le devono togliere. Quella di Boltzmann, ma ci stanno i fiori, ma non così tanti da toglierli. Insomma. Io l'ultima volta che sono andato c'erano due mazzi, c'erano insecchiti, l'ho torti, ci ho messo prima. E vabbè, e questa qua diciamo, è diciamo, la formula, diciamo, formula fondamentale. Okay? Ora, in tutta questa storia qui, a parte la cosa tecnica, c'era di sottofondo l'idea che c'erano gli atomi. Da cui si bisognava fare la dinamica, eccetera, cosa che all'epoca non era per niente ovvio, no? Ci furono teorema H, avete sentito nominare, anche se forse non l'avete studiato, però anche se l'avete sentito nominare, tutte le grandi cose, Zermelo, il paradosso di Zermelo, il paradosso di Loschmidt, eccetera, eccetera. Allora, comunque, diciamo, poi Boltzmann è una figura interessantissima, cioè, lui a parte che è famoso per la meccanica statistica, ma ha fatto un sacco di altre cose. Cioè, per esempio, lui ha fatto i primi esperimenti moderni dell'elettromagnetismo, il primo controllo del fatto che la velocità della luce è associata alla costante dielettrica, l'ha fatto lui quando aveva 23 anni, con tanto di lettera di congratulazione di Maxwell. Cioè, lui, neolaureato, ha fatto l'esperimento in cui ha verificato che la velocità della luce ha a che fare con le costanti dielettriche. Adesso, no, si racconta agli studenti, però insomma all'epoca lui è stato il primo a verificare, lui è stato uno dei primi a rifare gli esperimenti delle onde hertziane, era anche uno sperimentale, ha avuto delle idee, diciamo, ha avuto delle idee anticipatorie, ad esempio di filosofia della scienza, l'idea di Kuhn dei paradigmi. Guardate là quella frase, sembra una frase del libro di Kuhn, sull'uomo della strada, per immaginare, cioè proprio l'idea che le cose vanno a salti, diciamo, quindi ha fatto un sacco di cose molto molto interessante. Il problema di Boltzmann era che scriveva da cani, cioè scriveva tantissimo, no?
No, diceva pure lui, cioè scriveva tantissimo, scriveva talmente tanto, diceva Maxwell, diceva questi tedeschi, no, per Maxwell tedeschi e austriaci erano uguali, questi tedeschi non si capisce, sono così, diciamo, prolissi, retorici, che io non li capisco. E Boltzmann diceva questi scozzesi sono così tirati che io non li capisco. Quindi ognuno diceva che l'altro era un genio, però insomma si fidava delle conclusioni, perché i dettagli nessuno si seguiva, almeno. Oppure facevano finta di non sentire, non lo so. Vabbè. Comunque era stato pure frainteso, cioè su questo povero Boltzmann girano un sacco di idee sballate, pop, quello di ieri, insomma, fra le tante cazzate, scusate, tra le tante cose che hai detto, lo accusa di essere un idealista, diceva la cosa di Boltzmann non è falsificabile, perché dice se il tempo di ritorno è talmente grosso, di fatto è come se non fosse verificabile. Questo non è vero, perché adesso uno piglia il computer, ci mette n invece di metterci 10 alla 20, ci mette 5 e il coso di ritorno lo vede, insomma, quindi, e vede che la formula che dava fuori Boltzmann era giusta, quindi diciamo. Ah, poi diciamo la bestia nera è il famigerato Prigogine. Il famigerato Prigogine è la sua come si dice? Vabbè. Vice capobanda, questa Isabella Stenger. Questi due signori hanno scritto delle cose terrificanti sul povero Boltzmann. Questi hanno scritto sistematicamente che Boltzmann non aveva capito le cose e si era sbagliato. Loro si sono sbagliati. Boltzmann aveva capito benissimo queste cose. Diciamo, ovviamente diciamo, le cose le faceva a mani nude, quindi non aveva le tecniche moderne. Però diciamo, adesso è chiarissimo che lui aveva perfettamente capito come stava la cosa, l'aveva intuito. E le cose e le sue intuizioni sono state dimostrate a livello di teorema, se volete poi dopo posso pure entrare in dettaglio, ma insomma vabbè, eccolo qua, questa era la cosa, questi sono i signori che hanno dimostrato con tutti gli epsilon e delta le idee di Grad, Katz, Cercignani e Cercignani. Carlo Cercignani ha scritto un libro su Boltzmann bellissimo, si chiama Ludwig Boltzmann, The Man Who Trust Atoms, un libro fantastico, diciamo. Signor direttore, può farlo comprare alla biblioteca, perché diciamo, sì, è un libro veramente che tutti dovrebbero. Il libro Cecchiani era il grande esperto delle equazioni di Boltzmann, quindi anche lui diciamo, era affascinato dalla figura di Boltzmann, quindi ho scritto sto libro in cui parla sia del Boltzmann scienziato, ma anche filosofo, anche tutto l'ambiente. Oh, e il successore di Boltzmann in qualche modo fu Einstein. Cioè Einstein in una lettera alla fidanzata diceva: ah, mi sto leggendo Boltzmann, bellissimo, bellissimo. E vabbè, niente, comunque torniamo agli atomi. Che c'entra Boltzmann con gli atomi? No, c'entra come? Perché lui proprio, il suo coso fisso era sti benedetti atomi. La bestia nera di Boltzmann era Ernest Mach. Ernest Mach è quello del numero di Mach, no? È un fisico e filosofo. Tra l'altro diciamo c'è una foto che ho trovato, la foto di una pallottola mentre sparata, fatta da Mach, cioè Mach è arrivata da tecniche fotografiche che alla fine dell'Ottocento riuscivano a fotografare una pallottola. Rimasto sorpreso da queste capacità tecniche, insomma, era un fisico niente male, insomma. Però aveva l'idea che gli atomi non esistevano. Okay? Non esistevano e dicevano che la teoria atomica gioca in fisica un ruolo simile a quello di certi concetti matematici, è un modello per facilitare le produzioni mentali di fatto, però non esistono, cioè come le derivate, che vuol dire? La derivata esiste, che vuol dire? È un concetto mentale, uno fa la derivata, no, uno adesso a posteriori demo, siccome ci sono gli atomi non esistono le derivate perché non si può fare il delta x e va zero, no? C'è la cosa in granulare, però concetto astratto, non fisico. E poi insomma, sostanzialmente, vabbè, ma gli atomi dove stanno? Chi li ha mai visti? No? Quindi la sostanza era gli atomi sono piccoli, non sono mai visti. Ora, loro all'epoca i fisici, i matematici, non è che litigavano solo per i fondi e le cattedre, litigavano proprio sulla fisica e facevano delle litigare spaventose. Cioè, quella più famosa è a Lubecca. A Lubecca ci fu uno scazzo epico. Vedo? C'era all'epoca il giovane Sommerfeld, che era giovane, rimase impressionato a distanza di anni, ricorda questa discussione furibonda fra Boltzmann e i Machiani, diciamo, che era, no, diceva, Oswald, e dietro entrambi c'era Mach, che era presente. Quindi
E Boltzmann lo massacrò, diciamo, fece nero questo povero Oswald, nonostante che erano amici. Comunque Oswald, che non era affatto convinto dell'esistenza degli atomi, non era un illustre fessacchiotto, era uno che ha vinto il premio Nobel per la chimica, cioè, quindi stiamo parlando di personaggi che hanno vinto il premio Nobel per la chimica, ancora a fine dell'Ottocento non erano per niente convinti dell'esistenza degli atomi, quindi non erano dei stupidotti questi, cioè Mach non era un stupido. Manco Oswald, diciamo, erano personaggi importanti, nonostante pure Planck cambiò idea a un certo punto, pure Planck non era mica tanto convinto dell'esistenza degli atomi, cambiò idea intorno al 1900, quindi diciamo questa storia degli atomi, anche personaggi adesso famosi, e Planck non era mica tanto convinto, cambiò idea, ok? E poi diciamo ci fu, poi morì, vabbè, suicida, diciamo, e ci fu il trionfo postumo. Il trionfo postumo cos'è? A parte le cose recenti, i teoremi di Grad e Cercignani, il trionfo postumo è il modo browniano. Il modo browniano, diciamo, che venne, diciamo, la parte teorica la fece Einstein e la parte sperimentale la fece Perrin. Dopo questo, dopo le cose teoriche e la cosa sperimentale, 1911, basta, fine. Cioè, a parte Mach, che insomma era un po' rincoglionito, diciamo, tutti gli altri erano convinti, infatti la cosa ufficiale fu questo Arrhenius, nel congresso, disse: dopo questo, cioè i lavori, non sembra più possibile dubitare della teoria molecolare indotta, eccetera. Basta, fine. Quindi uno potrebbe dire, no, la famosa discussione fra la cosa e la ragione, se la ragione avesse conosciuto il modo browniano avrebbe detto: dal caldo e dal freddo dimostro che gli atomi esistono e li posso contare e misurare le dimensioni. Questo in termini moderni, questa è l'aggiunta apocrifa alla cosa. Allora, che è sto modo browniano? Allora, la storiella è questo signor Robert Brown, botanico, nel 1827 scrisse un articolo, ecco là il titolo dell'articolo, insomma. A brief account of microscopic observation made in the months of June, July, August 1827 on the part of containing the pollen of plants and on the general sense of active molecules in organic and inorganic bodies. Questo non è l'abside del titolo. Quindi ecco adesso il motivo. Il titolo era, è più lungo del titolo mio, sono 41 parole, se non ho sbagliato il conto, invece il mio titolo era solo 34. Allora, questo fece questo lavoro. Brown era uno piuttosto bravino, era più importante botanico dell'epoca, tanto per intendersi, quando il giovane Darwin partì per il suo giro per il mondo, passò da Brown e gli disse: maestro, ha dei consigli, che devo fare, cosa mi porto? È il grande esperto dei microscopi. Era, diciamo, un personaggio importante. Vabbè, allora, diciamo, questo suo lavoro all'inizio pure venne frainteso, la gente sui giornali dissero: ha scoperto il mistero della vita, lui dice no, non avete capito niente, quindi dovette intervenire perché gli venivano attribuite cose che lui non aveva mai detto, quindi diciamo, l'effetto giornalismo scientifico pure all'epoca era... E questo è un esempio in modo browniano. Vabbè, questo è fatto al computer ovviamente, però insomma, come più o meno appare. Ok, logico. Breve storia. All'inizio non se lo filò circa nessuno, nonostante che Faraday, che era un fisico sperimentale, diciamo, più autorevole, l'esperimento l'aveva rifatto e aveva detto sì, è tutto vero, non è un artefatto. Non è. Ma poi in tutta questa storia c'è un signore importante, questo Giovanni Cantoni, che immagino che voi non dice niente. Questo Giovanni Cantoni non era proprio un illustre sconosciuto, tanto per dare l'idea. Maxwell si scomodava da Cambridge per andare a parlare con lui a Padova, quindi insomma non doveva essere proprio l'ultimo scemotto. Quindi lui, per esempio, fu uno dei primi che intuì che il suo modo browniano dovrebbe essere una cosa piuttosto importante. Poincaré pure in un libro, insomma, disse che doveva essere piuttosto importante pure questo coso. Quindi a fine Ottocento anche, diciamo, pezzi importanti incominciarono a capire che questo modo browniano non era solo un giochetto, ma doveva essere importante. Però nonostante questo, diciamo, poi non venne mai studiato da personaggi di prima grandezza. E poi nel 1905, il famoso anno mirabile di Newton, di Einstein, no? Che fece, insomma, quello che fece, relatività, effetto fotoelettrico, e il modo browniano. Allora, Einstein, in effetti, del modo browniano di per sé, non è che poi gliene interessasse più di tanto, e lo dice... Alla fine dell'articolo lui fa tutti questi conti e poi la dice: adesso, cioè, quello che ho fatto forse c'ha a che fare con quello che si chiama modo browniano. Cioè lui voleva far vedere che, prendendo per buono l'esistenza degli atomi e prendendo per buono la meccanica statistica, allora degli oggetti di dimensione macroscopica, cioè dell'ordine del micro,
hanno lo stesso comportamento delle molecole, cosa per niente ovvia, per cui dice la meccanica stilistica che fa con gli atomi. Se io metto una cosa di un micro è grosso, un micro diciamo, è macroscopico, quindi uno potrebbe dire, ma per un micro la meccanica statistica non dovrebbe valere. Okay? Allora qui lui invece non voleva spiegare in modo browniano, che lo conosceva appena appena, voleva trovare un modo per vedere sperimentalmente senza gli atomi, poi questo lo sparava grosso, non è che voleva spiegare un effettino strano, voleva andare alla sostanza. Okay, e questo Einstein da piccolo. Ma qual era l'idea di Einstein? L'idea di Einstein, se noi c'ho questo benedetto granello di polline, il granello di polline è grosso rispetto al granello del fluido, quindi se è grosso si comporta come un oggetto, come un sasso, e quindi si sente una forza d'attrito, la forza di Stokes. D'altra parte è abbastanza piccolo, quindi se essendo abbastanza piccolo sente le molecole che gli sbattono addosso, se le molecole esistono. E quindi, se uno crede all'equipartizione dell'energia, il granello di polline e le molecole hanno la stessa energia cinetica, però il granello di polline c'è una massa molto più grossa, quindi la velocità sarà molto più piccola. Okay? Ora, queste due assunzioni separatamente sembrano ragionevoli, però se ci pensate un secondo, sembrano quasi autocontraddittorie, perché nel primo caso sta dicendo che il sistema è grosso, nel secondo caso state dicendo che vale una proprietà del sistema piccolo, e dite che la proprietà vale pure per il sistema grosso. Cioè, non è che sia poi così ovvio, no? Cioè, il primo va bene, il secondo mica tanto, no? Allora, tanto per dare un'idea, tenete conto delle dimensioni, è come se uno dicesse c'è una mongolfiera, ci sono i moscerini che sbattono contro la mongolfiera, i moscerini hanno una certa energia cinetica, urtano elasticamente con la mongolfiera, alla fine la mongolfiera ha la stessa energia cinetica media dei moscerini. Detto così sembra una follia. Tra i mongoscerini e la mongolfiera c'è lo stesso rapporto di massa e di dimensione che c'è fra un granello di polline e una molecola. Se uno la parla in termini di mongolfiera, tutti dicono, beh, questa è una fesseria, ma la mongolfiera si mette in equilibrio termico con i moscerini, ma che è sta follia? E questo è quello che disse Einstein. Ok? Un bel coraggio, diciamo. Allora, quindi diciamo così, c'è detto, sto granello, allora, tanto per dare un'idea, il granello di polline è dell'ordine di 10... un millesimo di millimetro, 10 alla meno 6 metri, e raggio di molecole 10 alla meno 10, quindi ci sono 4 ordini di grandezza, la figura non è in scala. Okay. Il risultato cosa fece? Fece una serie di conti che lo spostamento quadratico medio in ogni dimensione cresce linearmente con un coefficiente davanti, che per tradizione ci si mette un 2, dove D si chiama coefficiente di diffusione, e fece i conti e scoprì che il coefficiente di diffusione è uguale alla temperatura, la costante dei gas, per la costante dei gas, diviso 6 pi greco, eta che è la viscosità, A è il raggio del granello e Na è il numero Avogadro. Allora, sta formula, come si legava in un'altra storia, dopo ci sono i conti, però non li salto. A parte i conti, perché è importante questa formula? Allora, tanto questo è come... questo è un esperimento, questo è un esperimento vero, fatto con biglie di polistirene di varie dimensioni, da un micron a 4 micron e mezzo, ok? E vedete la proprietà, spostamento quadratico medio in funzione del tempo, vedete, c'è una bella retta, e guardate che la pendenza, man mano che fate le palline più leggere, la pendenza aumenta, e potete andare a controllare che è proprio come dice la formula, ok? Vabbè, qui c'è la spiegazione di Langevin che ve la salto, non vi sto a fare i conti, però diciamo questo conto, cioè quel conto là si può fare facilmente assumendo che nell'equazione di Newton ci mettete la forza di Stokes, che è una cosa idrodinamica, meno 6 pi greco eta rv, e gli urti. Gli urti dovete, in termini moderni, ci mettete un umore browniano con un coefficiente che l'ho aggiustato in modo tale che ci vede l'equipartizione, vi fate tutti quanti i conticini e trovate la formula di Einstein. Einstein non l'ha fatto così, però diciamo l'ha fatto con considerazioni sulle pressioni osmotiche, però questo è il risultato. Allora, perché è importante questo risultato? Perché ci avete che se voi fate l'esperimento, quello di prima, qui, fate l'esperimento, misurate questa pendenza, misurate il coefficiente di diffusione, sapete quanto è grosso l'aggeggio? No? Il coefficiente di diffusione lo misurate, quanto è grosso l'aggeggio lo misurate, la temperatura la conoscete? No, la temperatura la conoscete, il coefficiente di diffusione lo misurate, la
la viscosità la misurate, ce l'avete, il raggio, qui l'ho chiamato R, prima lo chiamava A, però insomma uguale, il raggio della pallina la conoscete, quindi incastrate KB, K di Boltzmann è la costante dei gas diviso il numero Avogadro, la costante dei gas la conoscete, quindi vi calcolate il numero Avogadro. Quindi voi fate l'esperimento, utilizzate la formula di Einstein e vi misurate il numero Avogadro, vi viene fuori il famigerato 6, 10 alla 23. Ok? Dice, ma l'esperimento si può fare? È facile? Sì, adesso ci potete giocare al terzo anno, diciamo, perché all'epoca era un po' più difficile. Ok, no, questo era il commento che vi ho fatto prima, insomma, quindi, okay, quindi avete queste cose qua. Allora, questa formula, come si fa? Allora, ovviamente uno dice, vabbè, questa è una formula teorica, se è vera gli atomi si possono contare. Ok? Poi magari bisognerebbe avere un'idea del numero Avogadro per altre vie in modo da essere sicuri che è la stessa cosa, se no la cosa diventa tautologica. Questo signore qua, Jean Perrin, in Francia è un mito, ok? Premio Nobel, eroe della Resistenza, insomma, tutto. Questo signor Perrin, per fare l'esperimento, la cosa più cioè, lui ha scritto un libro bellissimo, si chiama Gli atomi, l'hanno ristampato l'altro anno. La parte più difficile dell'esperimento, sapete qual era? È fare le palline di un certo raggio. Adesso voi le comprate, diciamo, scrivete, andate al negozio di, o scrivete, insomma, la ditta che fa le cose, materiale scientifico, gli date 5 euro e la settimana dopo vi arriva la boccettina con le palline del raggio che volete. Okay? All'epoca bisognava farle, era un lavoro da premio Nobel, bisognava fare una cosa complicatissima, centrifughe, cose, insomma, insomma. Vabbè, poi insomma l'aveva fatta, quindi un lavoro pazzesco, insomma, per fare dei canali di gamma gutta del peso di 10 alla meno 12 grammi e di raggio dell'ordine del micro, ok? Fece l'esperimento e verificò, fra l'altro lui l'esperimento all'inizio era troppo complicato, ne fece un altro esperimento, fece questo esperimento qua, lui che fece? Mise le palline di questa cosa dentro l'acqua, dentro un bicchiere d'acqua, okay? Una provetta d'acqua. Allora, questo è preso dal suo libro. Quindi, ora, se voi fate finta di applicare la formula barotropica, quella che studiate al terzo anno, di un gas a una certa temperatura, adesso voi pensate il gas delle palline. Il gas delle palline e l'acqua gli fa da bagno termico, quindi se c'ha ragione Einstein potete applicare a queste gas di palline la formula barotropica. Quindi la massa delle palline la conoscete, la massa delle palline le conoscete e quindi misurate la pendenza della densità, cioè in questo caso qua voi, questa, no? Si metteva lì con col suo collaboratore, Messier, non mi ricordo come si chiamava, a una certa altezza conoscevano quante cose c'erano e misuravano la densità. Quindi misuravano la densità, facevano un plot log lineare, si calcolavano la slope, la massa ce l'avevano e quindi si calcolavano il KB. Quindi questo era un altro coso indiretto, cioè la meccanica statistica applicata a oggetti macroscopici, perché non applicata alle molecole, applicata ai granelli di quel materiale là, gomma gutta, come si chiamava, ok? E poi fecero anche l'esperimento quello col coefficiente di diffusione. Quindi una volta fatto il coefficiente di diffusione, diciamo, la cosa era chiara. In tutta questa storia qua, allora, per esempio, nel libro, nella traduzione italiana del libro di Perrin, c'è una prefazione di Carlo Bernardini, che è stato mio professore di fisica nucleare tanti anni fa, in cui dice una cosa che con tutto rispetto per me e per i professori non sono per niente d'accordo. Dice, questa cosa qua è il trionfo del riduzionismo. Uno spiega il moto browniano a partire da una cosa che non si vede. Sì, si può dire così. C'è piccolo dettaglio che Einstein non voleva spiegare il moto browniano. No, voleva dimostrare gli atomi. Quindi, diciamo, questo il meccanismo era, diciamo, non era fatto, diciamo, tutti tecnico e atomi più meccanica statistica segue il moto browniano. Questo è l'esercizio. Per noi adesso che sappiamo già tutto, nei fatti le cose andarono, diciamo, in modo un po' diverso. Vabbè, lasciamo stare. Allora, diciamo, la cosa divertente di tutto questo è che se voi andate a vedere i numeri, andate a vedere i numerelli, noi viviamo in un mondo in cui le nostre dimensioni tipiche sono dell'ordine, i metri sono dell'ordine di 1, giusto?
o 0,1, insomma, diciamo 1. Gli atomi stanno a 10 alla meno 10, 10 alla meno 9. I colloidi stanno in mezzo, cioè stanno, la media geometrica, cioè in scala logaritmica stanno esattamente in mezzo. Quindi questi oggetti qua stanno a metà strada, le cose per vedere questo, stanno a metà strada fra noi e fra il mondo macroscopico e il mondo microscopico, ci sono i colloidi, ci sono le cose mesoscopiche o nano, le cose nano, insomma, che adesso diciamo queste cose vanno molto diventate importanti. La cosa divertente di tutto questo è che, vabbè, io sono andato di corsa, cioè uno dei sottoprodotti del modo browniano è il fatto che a un certo punto questo signor Langevin si è inventato quelle che adesso si chiamano le equazioni Langevin, cioè le equazioni differenziali stocastiche, ok? Allora, le equazioni differenziali stocastiche sono uno dei primi esempi non banali di processi stocastici, ok? Che poi hanno preso tutta una via loro autonoma in matematica, insomma in chimica, eccetera, eccetera. E poi sono andati a finire pure in cose che apparentemente non c'entra niente, come il prezzo delle opzioni, insomma, la famigerata formula di Black e Scholes, chissà cosa sono queste cose, chi non lo sa non fa niente. Sono dei problemi, insomma, quelli che fanno i soldi a Wall Street usano queste equazioni per fare decidere i prezzi di certi prodotti. Adesso fatemi tornare alla storia di com'è che alla fine dell'Ottocento la gente aveva perfettamente capito che c'erano gli atomi. Quanti erano? Cioè quanti ce ne stanno in un centimetro cubo? Quanto erano grossi? Cioè che massa ci avevano? E quanto erano grossi? Cioè quant'era il raggio di interazione? E qual era l'energia tipica di interazione? Come ordine di grandezza, almeno. Come avevano fatto? Beh, avevano fatto così. Allora, primo c'era il risultato, quello che prima ho detto di corsa, il conto di Maxwell. Maxwell fece questo è il calcolo che fece Maxwell. Se voi prendete un gas di sfere dure di raggio R e vi domandate quant'è la viscosità è quel numero là. Ok? Questo è il conto che ha fatto Maxwell. Ora, guardate bene che la viscosità voi potete misurarla. Potete misurare la temperatura, quindi avete una relazione, cioè qui vi appare il numero d'Avogadro, KB e il raggio, ok? Quindi ci avete due cose, quindi non vi basta. Poi voi avete un'altra cosa che potete fare, potete dire, vabbè, ma chi me lo dà il raggio, chi me lo dà il numero? Voi avete l'equazione, prendete un gas diluito con interazione a coppie e vi domandate com'è fatta l'equazione di stato. L'equazione di stato è, cioè delle equazioni di stato del gas perfetto più delle correzioni. No, il primo termine è P su KT uguale a ρ, è l'equazione del gas perfetto. Poi ci vedete una correzione, la prima correzione c'è un ρ quadro, poi basta, poi il resto dopo è incasinato. Ora, quei con numeretti, quei coefficienti, B2, B3, eccetera, sono dei numeri che sono calcolabili esplicitamente a partire dal potenziale interazione. Cioè il primo numero è quello là, il secondo coefficiente. Questa roba vecchia e stravecchia, magari spesso non si studia più, ma questa roba sta nel libro di Boltzmann, la teoria dei gas, mi intendi? Questa roba che... cioè vecchissima, c'è 150 anni questa roba, ok? Ma perché è importante questa formula? Perché allora voi vedete che qua dentro è importante, perché nella formula voi potete avere i dati sperimentali sulle curve pressione in funzione E. Quindi se voi avete un'idea di come è fatto UDR, lo sbattete dentro quell'equazione e potete determinare il potenziale. Cioè, ve lo siete mai posto il problema, ma come hanno fatto la gente a dire che il potenziale di interazione fra due molecole è una certa cosa? Da dove viene? Pensateci un secondo. Da dove viene? Domanda. Da dove viene? Viene dalla meccanica quantistica, anche se lo trattate classicamente. Viene dall'unica cosa che può avvenire, dall'interazione elettrostatica fra le molecole. Ok? Allora, se fate... quindi per tirare fuori il potenziale efficace, dovete risolvere l'equazione di Schrödinger e poi lì calcolare il potenziale efficace e sbatterlo nella meccanica statistica classica, cosa che nessuno fa, perché non si può fare. Allora che fate? Vi inventate un potenziale fenomenologico come il famigerato Lennard-Jones. Lennard-Jones, c'è un termine R alla meno 6, il termine R alla meno 6 lo capite perché è l'interazione di polo dipolo. Il termine R alla meno 12 è inventato. Meno 12, per così è doppio di 6, cioè poteva essere meno 15, non c'è nessun motivo, ok?
Quindi era la meno 6 e l'interazione dipolo dipolo. L'altra parte è fenomenologica. Volete che diverge? Che diverge perché? Perché c'è il principio di Pauli. Quindi la meccanica quantistica dice che diverge, però voi non sapete se diverge, era la meno 12 o era la meno 54. Per tradizione ci si mette 12 e ciccia. Poi diciamo si possono fare potenziali più strani, ecco, questo, per cose strane come i sali fusi, c'è la formula di fusi tosi, fumi, che c'è. Potenziali, cioè un R alla meno 6, R alla meno 8, poi c'è un esponenziale, insomma si fanno cose strane. Però, diciamo, una volta che uno ha una qualche idea fenomenologica di com'è il potenziale, ha dei parametri, prende questo, li sbatte là dentro e vengono fuori l'ordine di grandezza giusto, ok? Per esempio, quindi per concludere, voi potete benissimo avere un'idea, cioè potete, a fine 800, chi credeva agli atomi? Poteva benissimo dire io ci credo e vi dico quanto sono grossi, qual è l'interazione tipica, qual è il raggio di interazione, eccetera, eccetera. Perché? Utilizzando semplicemente il coefficiente di diffusione in modo browniano, vi tira fuori il numero di Avogadro. Ci avete la viscosità, dalla viscosità tirate fuori il rapporto fra la radice di m e r quadro, e dal secondo coefficiente del viale tirate fuori il raggio di interazione e l'energia tipica. Quindi le cose importanti, quanti sono, quanto pesano, quanto sono grossi e con che energia interagiscono, a fine 800 era tutto chiaro. Non c'è bisogno degli acceleratori di particelle o dei microscopi effetto campo. Gli ordini di grandezza ce l'avevano perfettamente chiari. Okay? Quindi questo per dire, gli atomi diciamo, sono una cosa moderna, ma diciamo, utilizzando solo la meccanica statistica, queste cose qua, è solo meccanica statistica, ci avete un quadro perfettamente coerente. Vabbè, e qui ci sono un po' di referenze. Il libro di Cercignani assolutamente da fondamentale, cioè questo. Grazie mille. Come gli studenti sanno, questo è uno delle cose più affascinanti che c'è, ecco. È uno degli argomenti classici, ecco, se dirlo raccontare da bello. Ci sono domande che visto che avete anche risolto l'equazione di Langevin e tutto quanto. Sì, lì sono dato di corsa, ma insomma, sì, quindi no, era vabbè, solo per. No. Contiene. Allora. Tutto chiaro, tutto tranquillo? È tutto chiaro, meglio così. Niente da fare. Dovrà essere il primo. Siete proprio. Ah già, giusto, la squadra di calcio a 5 da posto. Allora mettiamo la foto qua. Ragazzi, no. Mettiamo la foto del. Sì, eccola là. Bolsa. No, su serio, se non c'è niente, chiudiamo e passiamo a. Possiamo chiudere allora. Grazie ancora. Allora, ora, bontà sua, l'abbiamo costretto, l'ha legato a raccontarci qualcosa di più moderno. Forse non didattico in qualche modo, non lo so. Vabbè, si può seguire anche gli studenti. Però, insomma, con un po' di sforzo si può seguire. Credo che sia un lavoro ultimo. Sì, ancora non è uscito, uscirà per qualche giorno. Qualcosa sulla nozione di temperatura negativa, qualcosa del genere. Sì, sì, beh, diciamo, c'ha a che fare con. C'è a che fare con questa formula. Scusate, questa è una cosa storica.
questo è uno degli argomenti di ricerca del professor Burti. Allora, il problema è questo. Allora, vabbè, riallacciandosi a questa formula di Boltzmann, no? Allora, Boltzmann, voi avete una Hamiltoniana, e gli scrivete l'entropia, vabbè, scriviamo in termini di S, ci sono anche altre variabili, ma insomma, scrivete l'entropia e la scrivete, nella formula è scritta così, eh? Allora, poi, una volta che avete scritto l'entropia, avete la temperatura, perché, diciamo, dalla termodinamica vedete che l'inverso della temperatura è uguale alla derivata di S rispetto a D. Okay? Quindi il problema, ecco, cosa ci si mette qui, cos'è questo doppio. Allora, se voi guardate, avete studiato, no? Prendete un libro standard, Wang, trovate che qui, in termini moderni, questo scrive così, scrive se S uguale a K, si può scrivere in due modi diversi. Si può scrivere così, o si può scrivere così, fatemi scrivere B. O si può scrivere cos'ha. Dove, qual è la definizione? Dove voi avete la Hamiltoniana, vi scrivete sigma di E, l'integrale del Q del P, H minore di E. Okay? Invece omega è la derivata di questo, che la potete anche scrivere come l'integrale di delta H meno E di Q di P. Allora, se voi definite in questi due modi, no? Voi quando avete fatto il corso di meccanica statistica, avete un libro standard di meccanica statistica, vi dice, avete n gradi di libertà, dove n è grande, quindi non stiamo parlando di un sistema con tre pallette, insomma, è un sistema grande. Queste due quindi da queste cose qua ci avete una temperatura e qui ci avete un'altra temperatura. Okay. Allora, se il sistema è il classico P quadro mezzi più qualche altra cosa, no? Un gas, un liquido, eccetera, scoprite senza grande sorpresa che queste due temperature sono praticamente uguali a parte ordine 1 su n. Queste nelle situazioni più comuni. Situazioni più comuni vuol dire un gas, un solido, eccetera. Ok? Quindi uno dice, infatti alla fine agli studenti si dice usate questo o questo, fate come vi pare, tanto è uguale. Insomma, questo è più comodo, si usa questo, è buono. Va bene. Ora, quindi finché guardate sistemi diciamo, non particolarmente strani, diciamo, queste due definizioni sono effettivamente equivalenti. Okay. Oh, però se incominciate a fare un po' gli schizzinosi e incominciate a studiare cose un po' strane, tra virgolette, viene fuori che queste due definizioni, questa cosa qua non è vera. Ok? Ora qui ha notato una cosa, che questa temperatura definita così, cioè a partire da questa, è necessariamente positiva, perché voi fate la derivata di questo oggetto qua e questo chiaramente cresce, non può farlo. Questo è necessariamente positivo. Questo invece non è detto che sia necessariamente positivo. Potrebbe essere positivo o negativo, perché potrebbe benissimo succedere che S di E, ora S di E per motivi che avete studiato da piccoli, deve essere una funzione convessa. La derivata seconda deve essere negativa. Altrimenti salta al secondo principio della termodinamica. Quindi la SDE può essere. Allora, nel caso tipico, la SDE è una cosa fatta così, sempre crescente. Ok? Però, da un punto di vista della termodinamica, niente vieta che sia fatta così. Ok? Se è fatta così, che succede? Che se io definisco la temperatura come 1 su T derivata questa qui, SB, la derivata di SB diviso E, in questa zona qua la temperatura è positiva e in questa zona qua la temperatura è negativa. Giusto? Uno dice, vabbè, ma questa è una chiacchiera, esistono dei sistemi in cui succede questo? Esistono e come, ok?
Esistono, diciamo, quello più famoso, cioè più famoso, quello più stupido, quello più semplice, è quello che sta nei libri, insomma, sta, in genere sbattuto fra gli esercizi, insomma. Il caso più semplice è, guardate, un sistema di spine non interagenti. Se voi fate un sistema di spine non interagenti, cioè avete una Hamiltoniana fatta così, la somma su n, qui ci mettete una costante, qui ci mettete una costante e qui ci mettete, la costante è a parte qualcosa, il campo magnetico. Ci vedete una cosa fatta così, quindi potete immaginare, c'è un campo magnetico molto intenso, l'interazione trascurate. Ora, e lavorate nel microcanonico, no? Questi qui sono n di questi oggetti. Allora, ovviamente, dove questo sigma vale o 1 o meno 1. Allora, quant'è l'energia? Se voi chiamate n piccolo il numero di spin in su, no? Il numero di spin in su e quindi n meno n piccolo quelli in giù. Quindi questo coso qua che è uguale? Questo coso qua è uguale a b per n meno n meno b meno n grande meno n piccolo b. Quindi questo coso qui è uguale a 2bn meno b n grande. Ok? Ci vedete questa cosa qua. Quindi vedete che dire l'energia e dire n è la stessa cosa, no? L'energia è data da quanti sono gli spin in su, ok? Quindi come è fatto? Quant'è omega di e? Omega di e è semplicemente un coso combinatoriale, è semplicemente il numero di modi in cui posso mettere, come a e corrisponde n, no? Quindi omega di e è semplicemente n fattoriale diviso n grande fattoriale n, no, scusate, n grande fattoriale n piccolo diviso n meno n piccolo fattoriale, dove n è legato a e da questa relazione. Questa relazione che lega. E ci vedete questa cosa qua. Allora, questa cosa qua, se voi fate in funzione di n piccolo, è chiaro che questa cresce fino a n mezzi e poi diminuisce. Giusto? Quindi questa omega è una funzione che prima cresce e poi diminuisce. Quando fate il logaritmo c'è la stessa cosa, prima cresce e poi diminuisce. Quindi fate l'entropia microcanonica è una cosa fatta così, diciamo, quindi che parte da zero, arriva fino a qui e poi ritorna a zero e c'è il valore massimo a metà. Quindi questo marchingegno qua, cioè questo è quello più famoso, però un po' stupido, bisogna riconoscere, diciamo, i sistemi magnetici, un forte campo magnetico, solo il contributo vi dà un'energia, una temperatura negativa. Oh, dopo la temperatura negativa uno comincia a dire, ma temperatura negativa, ma che vuol dire? Come si fa? Che succede? Se metti in contatto un sistema con temperatura negativa con uno positivo, ma che succede? Eccetera. Vabbè, allora, se i sistemi a temperatura negativa fossero solo questi, uno potrebbe dire, vabbè, no, chi se ne importa, insomma, non è che sia particolarmente eccitato. Invece, questa qui è solo una cosa così. In effetti, esistono sistemi a temperatura negativa decisamente interessanti. E che io sappia, il primo signore che l'ha fatti, che li ha capiti, queste cose, è stato un Zager, Larsson Zager, quello delle cose di simmetria, delle cose fuori dell'equilibrio. Larsson Zager, in un lavoro molto famoso del 49, studiava un problema. Larsson Zager era un chimico formalmente, vinto premio Nobel per la chimica. Cioè. Era un chimico, ma insomma sapeva pure un pochino di matematica e di fisica, il ragazzo. Allora, si è posto un problema di fluidodinamica. Non so quanto voi fluidodinamica sapete, però non fa niente. Prendete quello che vi dico come dato di fatto. Immaginate di averci un lago, una cosa chiusa, bidimensionale, con un fluido incompressibile dentro. Allora, e facciamo finta che all'istante iniziale la vorticità sia fatta da delte. Okay. Sia fatta così, somme su n gamma n delta di r meno rn0. Cioè ci sono dei vortici, alcuni che girano così, altri che girano cosà. Okay. Quelli che girano così, diciamo, gli metto il segno più, quelli che girano cosà, gli metto il segno meno, la vorticità. Immaginate di avere che all'istante iniziale c'è una cosa di questo tipo, okay. Fatta a delta. Allora, e mi domando com'è fatta la omega al tempo t.
Allora, invocando il teorema di Kelvin, chi lo sa lo sa, chi non lo sa non fa niente, diciamo, invocando un teorema, diciamo, dell'Ottocento di fluidodinamica, la conservazione della vorticità. Allora, il teorema di Kelvin vi dice che se partite con delle delta, rimanete sempre con delle delta. Cioè, sono delle delta, queste, le delta si muovono. Questo dice il teorema. Oh, poi se prendete questo, lo sbattete dentro l'equazione di Eulero, ci avete pure come si muovono le delta, quindi avete un'equazione per come si muovono. Questa è roba ultraclassica, non si studia più, ma l'ha fatta Birkhoff, Kirchhoff, quello delle reti, quello 1840, sono cose vecchissime. Allora, quindi adesso voi prendete R, ognuno di questi, Rn chiaramente è individuato dalla X e dalla Y, prendete questo, lo sbattete nelle equazioni di Eulero, ci avete le equazioni per come si muovono. Allora, quello come si muovono, si muove così. Ci avete che gamma n derivata di xn rispetto a tempo è la derivata di h rispetto a yn, mentre gamma n derivata di yn rispetto a t è uguale a meno derivata di h rispetto a xn, dove h è la somma su n e n' diversi di gamma n e gamma n'. E qui c'ho una bella rn meno rn'. Questa è la, questa qui è la, questa cosa. Allora, dove questa chi è sta g? Dove la g è la funzione di Green della Laplaciano su questo dominio, che come dire è un cliente piuttosto spigoloso, diciamo, nessuno, in genere non si sa come è fatta, insomma, lo sapete fare, che ne so, su un cerchio, su un triangolo, credo che non si sappia fare. Comunque, insomma, come è fatta, fatti i suoi. Diciamo, la cosa importante è che non sappiamo come è fatta, però sappiamo che quando questo qui va a zero, G di R, non sappiamo come è fatta, però per R che va a zero, sappiamo che diverge come un logaritmo, diciamo, che va come meno logaritmo di R. Ok? Questo lo sappiamo. E questa qui è vera, se il piano è infinito è sempre questo, è qualche pi greco, insomma. Se invece lo chiudete sono cavoli, però diciamo l'importante è che ci avete questa cosa qua. Allora, questo aggeggio qua è un sistema hamiltoniano, così non si vede tanto bene, ma insomma le variabili canoniche sarebbero, le variabili canoniche sono, non me le ricordo a memoria, le variabili canoniche, le Q e le P di questo sistema sarebbe che la Qn è la radice quadrata del modulo di gamma n xn e la Qn e la Pn è il segno di gamma n radice del modulo di gamma n yn. Potete controllare questo qui con queste variabili il sistema hamiltoniano. Quindi voi avete che questo problema, che è un problema di meccanica dei fluidi, è descritto, si riduce a capire come si muovono i vortici. E i vortici si muovono con un'equazione hamiltoniana. Badate bene, questa equazione hamiltoniana è astratta, non c'è un pezzo di energia cinetica, non c'è pi quadro, no? È una hamiltoniana in senso matematico, ok? Quindi questo qui è un coso hamiltoniano. Allora, se è hamiltoniano, io mi faccio la meccanica statistica. Non c'è niente di male, giusto? Mi posso fare la meccanica statistica. Allora, come mi faccio la meccanica statistica? La faccio come detto prima. Allora, e mi calcolo sigma, e poi da sigma mi calcolo omega, no? Mi calcolo omega. Allora, e lui ha fatto vedere che se faccio questo giochetto in questo sistema, sicuramente ciò che la omega è fatta così. Prima sale e poi riscende. E quindi ci devono stare le temperature negative. Come si fa a vederlo? Semplicissimo. Ci vuole un minuto, cioè, l'ha fatto un sacco, però una volta, adesso ce l'ha detto, sappiamo che è facile. Allora, come si fa? Beh, pensate, se voi prendete la sigma E, le Q e le P, a parte questo aggeggio qua, che sono dei numeri che non danno fastidio, no? È sostanzialmente, se integrate tutte le Q e le P, a parte qualche costante che è il prodotto di questi gamma, è l'area la N, no? Quindi vedete subito che questo qui è sicuramente minore o uguale dell'area di questo coso alla n, e qui per una costante, che sta costante quanto deve essere? Sta costante deve essere, sì, è il prodotto del modulo di gamma.
no? Quindi questo è un numero, e questo è un numero. Quindi voi vedete che la sigma n è limitata. Più di tanto non può essere, perché lo spazio delle fasi è limitato. Quindi sigma n è sicuramente meno di questo. Okay? La sigma n è una funzione crescente. Quindi se è una funzione crescente deve essere fatta così. Cioè, qui avete e, qui c'è questo valore oltre il quale non potete andare. Quando partite da meno infinito questo deve essere 0. Quindi questa deve essere una cosa fatta così. No? Se fate la derivata di questa, la derivata di questa è la omega. Cosa ci avete? Che la omega è 0 qua, 0 qua. E in mezzo non può essere 0, perché... Quindi la omega deve essere fatta così. Fine la dimostrazione. Ok? Quindi voi avete un'energia oltre la quale prima sale e poi diminuisce. Ok? Ora, e quindi ci avete una situazione che ad alte energie ci avete temperature negative. Ok? Allora, a questo punto lo potete dire, vabbè, ma questo che è un giochetto, che vuol dire? Serve a qualcosa, come dicono i politici, serve a qualcosa? È interessante o è solo una cosa per far giocare i fisici teorici che notoriamente, diciamo, come dire, sono dediti a cose che non servono a niente? Allora, Onsager, questa domanda se l'è posta e ha risposto, no, questo è interessante, la situazione a temperature negative, cioè questa cosa qua, corrisponde a una situazione ordinata. Cioè, in questa situazione qua, che ci avete? Energie abbastanza basse, guardate la Hamiltoniana. Allora, potete avere, vedete, qui ci avete dei contributi, se gli R sono vicini, se questo qui è piccolo, può succedere che se questi vortici ci hanno segno, allora, potete averci vortici positivi, positivi, negativi, negativi, oppure così. Ok? Allora, se voi state, allora, i vortici così, danno una coppia più più da un'energia alta. Questi qui danno un'energia positiva. Questi qui danno un'energia negativa, la zona vicino. Ok? Quindi se voi state energia bassa, a energia bassa che succede? Energia bassa succede che avete sia cose così, in modo che si compensano. Quindi a energia bassa la situazione ci avete che questi vortici sono belli mescolati. Belli mescolati, quindi ci avete sia le coppie più più che le coppie più meno, e queste coppie in qualche modo si bilanciano come contributo energetico. Quindi la situazione è energia bassa, i vortici sono belli, belli mescolati. Invece energia alta, se voi avete energia alta, questi non dovete averne tanti, dovete avere questi e questi pochi. Quindi per avere energia alta, l'unico modo per avere energia alta, se voi avete la metà positivi e la metà negativi, è questa, che la metà si appallocca tutti e l'altra metà si appallocca di qua, in modo che questi qui danno un bel contributo grosso positivo, questi danno un bel contributo grosso negativo, no scusate, positivo pure questo, vabbè, poi ci sono questi qui che danno un contributo negativo, però se immaginate tanti, appallocco di qua, appallocco di qua, ci avete, quindi diciamo, la situazione a temperature negative, cioè vedete che metà dei vortici, tutti i vortici con probabilità, con la gamma positiva si mettono insieme, fanno un partito del segno più, quelli fanno un partito del segno meno, si formano due vorticiotti, girano uno intorno all'altro, arrivederci e grazie. Il problema a due vortici si sa fare, quindi diciamo sostanzialmente si formano due vorticioni e girano uno intorno all'altro. Okay? Quindi questa è la situazione a temperatura negativa. A temperatura negativa, cioè vedete, una struttura spazialmente ordinata. Mentre a temperatura bassa c'è una situazione spazialmente disordinata. Allora uno potrebbe dire, vabbè, questo è un giochetto matematico, ma si vede, no? Allora, ad esempio, sembra che si veda. Ad esempio, Giove, cioè, i manifesti che si appendono sopra le scrivanie, no? C'è la famosa macchia rossa di Giove. Immagino tutti sapete cos'è la macchia rossa di Giove. Se non lo sapete, ve lo dico io. Cioè, voi avete Giove, che è piuttosto grosso, è lì, guarda. È là, è questa qua, è qui in basso, è questa qui, ok? Giove, cioè qui, c'è un coso, questa macchia, la macchia rossa. Questa macchia rossa, se ben ricordo, la Terra in scala è una cosa così. Vabbè, magari se la sbaglio a fattori 2, insomma, è una cosa così, la Terra è questa, questa è la macchia. Qui la macchia
c'ha dentro tutta la terra, ok? Quindi avete una cosa di qualche 15-20 mila chilometri, cioè questa cosa qua è dell'ordine di 15-20 mila chilometri. 15.000 chilometri, dell'ordine di 15.000 chilometri, e sembra piuttosto stabile, cioè l'ha vista Galileo, sta ancora là, quindi insomma, magari non sarà proprio stabile coi teoremi, però insomma, 300 anni che cioè 300 anni che sta là, quindi diciamo, uno può pensare che questa configurazione così molto stabile sia associata, corrisponda a una situazione a temperatura negativa. Vale bene, la temperatura qui non è la temperatura delle molecole, eh? Non c'entra niente. Cioè, se uno studente all'esame mi dice che la temperatura è l'energia cinetica, io lo caccio subito. Io dico, beh, lei adesso diciamo, si riprenda subito, mi dica qualcosa di sensato, se no se ne va subito. Cioè, la temperatura non è quella, la temperatura è la derivata dell'entropia rispetto all'energia, quella è beta, quella è beta. Poi nei sistemi tradizionali è quella, ma quella è un sottoprodotto. È una coincidenza, perché in genere non ci sta. Vabbè, allora, questa qui è la preistoria. Adesso, questa roba qua, in genere, sui libri... Classica cosa da fisico teorico, questa. Sì. Questa di accorto se la temperatura adesso... Sì, perfetto. Ora, diciamo, però vedete che... Allora, questa cosa qua, su qualche libro la trovate, anzi, su parecchi neanche la trovate, ma è buttata lì, insomma, tra gli esercizi, come una cosa... Che temperatura è il vuoto? Non lo so. Qui roba classica, non scomodiamo il vuoto quantistico, una difficoltà alla volta. Allora, negli ultimi tempi, allora, questa roba qui, diciamo, che vi ho raccontato, insomma, la trovate sui libri, no? E però, diciamo, non è che ha mai destato particolari entusiasmi, cioè, nel senso, vabbè, insomma, quelli che fanno fluorodinamica, perché si cita un sacco, c'è sta cosa, ma se li prendete un libro di fluorodinamica, c'è una nota a pie pagina che parla di temperatura negativa, ma insomma, niente di che. Allora, negli ultimi tempi, però, la gente ha cominciato a fare degli esperimenti interessanti, in cui queste cose si vedono. Okay. Allora, ovviamente, situazioni con temperature negative, all'inizio vi ho detto, se prendete i sistemi solidi, quelli con P quadro, le temperature negative non ci stanno, quindi diciamo, tutte le cose di fisica diciamo, tradizionale, tutte queste cose qua... Le due cose sono uguali. Voi potete invece. Ci sono delle situazioni a. Ci sono esperimenti fatti a Monaco. Grosso modo l'idea è questa. Allora, voi. L'energia cinetica è questa cosa qua. Ok? Se voi avete un problema ottico, un problema di bande, fate una descrizione quantistica e poi ne fate una descrizione, diciamo. Semiclassica, non c'avete la massa qua, c'avete una massa efficace, ok? Questa massa efficace non è un numero, non è che invece di essere m e m mezzi, dipende dall'impulso. Quindi questa la temperatura, la cosa di energia cinetica, che è una funzione dell'impulso, nella cosa classica è semplicemente una parabola. Okay. Se voi andate a sfrugugliarlo un po', potete avere che invece di avere una forma parabolica che diciamo, non finisce mai, diciamo, diverge, vi può succedere che vi diventa una cosa fatta così, cioè che c'ha un... Qui è parabolico e poi c'è la cosa di Brillouin, si ripete. Quindi potete avere una cosa fatta così. Ok? Questi per effetti quelli quantistici, cioè, poi, però fate una descrizione poi classica di questa cosa qua. Quindi adesso voi potete. Questi qua, diciamo, ci stanno, non so fantasie dei teorici, fanno gli esperimenti su cose che hanno un oggetto fatto così. Ma poi come è fatto non è sia poi tanto importante, diciamo. Cioè, l'importante è che qui è una cosa parabolica e qui. Esatto, tanto metto una formula, ma non è 1 meno coseno di P. 1 meno coseno P. Al comportamento giusto, perché qui è P quadro e di qua appiattisce. Però non è importante, insomma. L'importante è che è fatto così. Se voi avete una cosa di questo tipo, c'ha le temperature negative. Perché? Vabbè,
Vi fate il conto, vi fate la sigma, fate la sigma. Ovviamente se fate a energie basse, se energie basse non è un grande errore prendere questo costante. Quindi a energie basse questa GG qua si comporta come il solito gas. Se invece andate a energie, però l'energia c'ha un valore massimo, cioè 0 e poi c'è il valore massimo quando P sta qui. Quindi se fate questo conto, che scoprite? Che sigma di E a energie basse vi va come E alla, fate n particelle, va come E alla n mezzi. Invece, quando state a energia massima, vi va come la sigma dell'energia massima meno una costante che si può calcolare però in essenziale, meno E massimo meno E alla n mezzi per simmetria, perché diciamo, come qui e qua c'è una cosa parabolica, in mezzo non so farlo il conto, però lo so fare a energie basse e a energie massime. Quindi vedete che questo, quando faccio la derivata qua e qua è uguale, va a zero. Quindi se faccio questo coso qua, se lo faccio uguale così ce l'ho, però insomma è chiaro che non fa nessuna differenza, questo è solo questo. Ciò che la omega parte da zero e fa così, ops, parte da zero e fa così come in un gas perfetto. Qui arriva al valore massimo, e al valore massimo è praticamente questo speculato. Quindi è questo portato dall'altra parte. E in mezzo sarà fatto in qualche modo. Quindi diciamo, se voi avete dei marchingegni così, un gas di cose non interagenti, il conto lo fate in 5 secondi, cioè non lo fate, cioè, però diciamo capite che anche facendo solo le cose, i comportamenti asintotici, capite che questo c'è un comportamento così. Va bene. Allora, poi volendo uno può fare, metterci l'interazione, insomma, quindi hamiltoniano può mettere pure l'interazione per nobilitare un po' la cosa. Ora, a questo punto uno dice, benissimo, ma se io faccio la domanda che viene, ma si misura questa roba? Da dove si vede che c'è la temperatura? Allora, uno può farsi la seguente domanda. Mettiamo che avete una situazione, c'avete una Hamiltoniana in cui avete un pezzo di, chiamiamola TP, dove è la parte cinetica modificata, tipo quella, con una cosa fatta così. E poi qui ci mettete pure un pezzo, se volete, di interazione. Quindi qui ci mette questo, quindi mettete un pezzo di interazione. Mettiamolo sul reticolo e facciamo uno interagisce con i primi Cinman. È in essenziale, diciamo. Quindi potete un pezzo tipo Qn-Qn-1, insomma. Non è importante che sia a primi Cinman, insomma. Allora, ad esempio, voi vi ricordate, no? Che a meccanica statistica elementare si fa la distribuzione di Maxwell e Boltzmann. No, quando qui c'è P quadro N su 2M, no? Voi vi domandate com'è fatta la probabilità di avere un certo impulso, no? E scoprite che questa probabilità va come E alla meno beta P quadro diviso 2M. Ok? Questa è una cosa solida. Se invece di questo ci metto questo, con questo fa, cosa ottengo? Ottengo, guarda caso, senza grande sorpresa, ottengo che qui invece di P quadro su 2M ci sta questo. Ci sta questo Pn. E qui c'ho questo beta, ma quale beta è? Se vi fate il conto, non ve lo faccio, però insomma, sono conti elementari, proprio quelli che si fanno. Il beta è il beta del Boltzmann. Cioè, questo beta qua è il beta che si fa con omega, non con sigma. Quello che può essere anche negativo. Quindi, questo beta, dove beta B è la derivata di S B rispetto ad E, che può essere sia positiva sia negativa. Ok? Oppure se volete, potete ragionare in termini di energia, potete domandarvi quant'è la probabilità che c'è una certa energia, e qui n alla meno beta energia questo pezzo qua. Ok? Quindi, se voi fate l'esperimento e misurate l'impulso di questi oggetti, a secondo di quale zona di energia state, se vi plottate, diciamo, qui il logaritmo della probabilità e qui ci mettete l'impulso, anzi, vi conviene metterci T di P, così ci avete una bella retta, no? Così confrontate, no? Allora, se voi state nella cosa a temperatura positiva, ci avete una cosa fatta così. Questo corrisponde a beta positivo. Una figura fatta così, ci avete beta positivo. Ok?
Se invece voi fate beta negativo, cioè state, e dipende dall'energia in cui state, state dall'altra energia abbastanza alta, cioè avete una cosa fatta così, cioè della stessa funzione esponenziale, solo che invece di diminuire aumenta, cioè quindi le cose a temperatura più alte, no, le cose a energia più alte sono più popolate, sono più popolate, che sembra controintuitivo proprio. Allora, questo qui in questo modelletto lo vedete, cioè, lo vedete, è così, cioè, e lo vedete sperimentalmente, ok? La cosa divertente di tutto questo è che, questo è una cosa da fisico teorico, diciamo, cosa che a un fisico non teorico lo lascia abbastanza freddino, uno potrebbe farsi la seguente domanda che sarebbe piaciuta a Boltzmann. Immaginate che io ho accesso alla dinamica microscopica del sistema e la posso seguire per un tempo molto lungo, che posso fare la media temporale assumendo che sia ergodica, tutta questa cosa qua. No, quindi io ho le Q e le P. Q e P fatemi chiamare X. Immaginate che io ho sto X di T, posso, dinamica molecolare, ok? Da questo X di T, assumendo che il sistema sia ergodico e facendo una misura molto lunga, quindi è il principio anche sperimentale, riesco a tirarmi fuori la beta B? C'è un modo, vabbè, questo è un modo, però questo modo qua, se volete, è legato al fatto che c'avete, no, c'avete un pezzo, è già legato a una, come si dice, a una forma un po' particolare della hamiltoniana. Quindi faccio una domanda più generale, una hamiltoniana qualunque, non mi importa quale, riesco a tirarmi fuori questa, dove questa qui è definito come la derivata di SB rispetto a D, cioè riesco a farlo. C'è un signore che io conoscevo da quando ero un ragazzetto, il ragazzetto vuol dire che faceva il dottorato a Copenaghen tanti anni fa, adesso è un piuttosto famoso professore di fisica matematica in Francia. Questo signore si chiama Hans-Erik Rug, scritto così. Questo signor Rug è un matematico e questo lavoro che lui ha fatto l'ha fatto ovviamente con la mano sinistra, perché dal suo punto di vista è un esercizietto di geometria differenziale, ok? Cioè, nel senso che probabilmente è il conto più facile che ha fatto in vita sua, è l'articolo più citato. Lui ha dimostrato la seguente cosa. Allora, che esiste un osservabile tale che, se faccio la media di questo osservabile, mi viene questo. Cioè l'ha esibito, ha fatto vedere. E quindi esiste un oggetto, una funzione di x, tale che se io faccio il valore medio di x sul microcanonico, questo qui è uguale a beta b. E per di più, se il sistema è ergodico, questo è anche uguale a limite per t che va a infinito di 1 su t, l'integrale fra 0 e t di f di x e di t di t. E anche così, quindi questo, se volete, come lo calcolate numericamente. E questo osservabile, dice, quant'è questo osservabile? Questo osservabile è un coso che quando uno lo vede fisicamente non dice niente, cioè non c'ha nessuna. Se mi domandate è intuitivo, la risposta è no, almeno per me no, io non riesco a avere intuizione su sto coso, cioè. La cosa che questo signore ha fatto è che questo f di x è uguale alla gradiente, dove il gradiente è fatto sia rispetto alle p che alle q, cioè il gradiente vuol dire la derivata rispetto a x1, derivata rispetto a Q1, rispetto a Q2, e poi P1, Pn, ok? Quindi questo è il gradiente del gradiente di H diviso il gradiente di H al quadrato. Questo è osservabile, non mi chiedete se è intuitivo, per me non è intuitivo. Se non mi dici cos'è H? H è la hamiltoniana. Ah, ok. Cioè, voi, data la hamiltoniana, voi avete questa cosa qua. Quindi allora, per esempio, quindi questa pendenza qui, dato H è dato un'energia, data H è data l'energia, perché questo stiamo sempre nel microcanonico, sì, certo. Dato H è data l'energia, tu ti fai la media di questo oggetto, sì, numericamente, e tiri fuori beta. Allora, se tutto è coerente, questo beta che tiri fuori così deve essere uguale al beta di questo qui. Beh, certo. E quindi uno, insomma, per scrupolo va a controllare, cosa che noi abbiamo fatto e per nostra fortuna
Poi questa cosa qua di Rug, poi c'è stato tutto un seguito di gente che fa dinamica molecolare, che ha cercato di definire il concetto di temperatura, cercando di definire la temperatura associata a una configurazione microscopica, cosa che a me personalmente sembra, diciamo, blasfema, però insomma, cioè, perché diciamo, legata a una singola configurazione, non alla cosa, alla distribuzione di probabilità. No, perché qui c'è la media. Perché qui c'è la media. Però il sistema ergodico. Sì, però questi signori questi signori dicono un'altra cosa, dicono che dato la x, alla x gli associo una temperatura. E vabbè, ma data la x, il sistema è deterministico, data x di 0 c'ho tutta x di 0. No, perché definita così, cambiando x viene fuori un'altra temperatura. Cioè, questi cercano di definire una temperatura che varia al variare della configurazione microscopica anche sulla stessa superficie di energia costante. È diverso. Cioè, questo è, dice, dato x0, dice x0 tanto è l'energia, c'ho quello. Questi dicono un'altra cosa. Vabbè, però questi sono lavori, secondo me, diciamo, inconcludenti. No, solo per dire che poi su questa cosa qua alcuni ci hanno pensato, arrivando pure a risultati un po' balordi. No, l'ultima cosa che vi voglio dire, così per gli studenti, allora, agli studenti, noi, anch'io insomma, no, la settimana prossima glielo racconto, si viene sempre raccontata la formula dell'equipartizione microcanonica, no? Gli si racconta sempre che se prendete una variabile xi, fate la derivata di h rispetto a xj e fate la media microcanonica, questa cosa qua è uguale a k delta ij la temperatura. Quale temperatura ci sta lì? No, se vi... tu non insegni meccanica statistica, insegni meccanica statistica, lo faccio da 2000 anni, qui ci va la G, okay. Ci va la G, la temperatura definita con la sigma. Questa formula qua, qui ci sta la temperatura, non quella, quella definita con la sigma. Ok? Allora, questa formula viene data, sta a tutti i libri, ok? Allora, vi do una terribile notizia, questa formula è sbagliata. In genere può essere tranquillamente sbagliata, cioè non è detto che questa formula sia vera per niente. Ora, e fra l'altro, diciamo, il fatto che non sia vera è una brutta notizia, perché uno potrebbe dire questo sarebbe un modo per calcolarmi questo, perché prendo questo, mi faccio la media di questo nel tempo, facendo finta che sia ergodico, mi calcolo questo. Questa formula in genere è sbagliata, lo potete vedere da una considerazione elementare. Immaginate di avere che la omega è fatta così, parte da 0 e poi ritorna a 0. Ok? Ora, invece, questa è la omega, invece la sigma è una cosa che fa così. Ora, la temperatura, diciamo, la beta g è definita come la derivata di sg rispetto ad e. Ok? Quindi questa è definita come la derivata di logaritmo di sigma rispetto ad E. Quindi questo è omega E diviso sigma. Giusto? Allora, se io mi metto qua, immaginate che c'è una cosa così, che l'energia è limitata, che l'energia sta fra, l'energia è minore di un certo e massimo, come nel caso prima. Se l'energia è fra, questa è beta, quindi la temperatura è l'inverso, T di G è sigma diviso omega. Ok? Se io mi metto qua, mi avvicino al massimo, questa cosa qua diverge quando si avvicina al massimo. Ok? Adesso, se voi prendete un sistema come quello di prima, in cui questi oggetti qua sono limitati, questo qui è su un toro, tra 0 e 2 pi greco, e questo qui pure, perché faccio la derivata in coseno, questi oggetti qua sono limitati, mentre questo qua non è limitato, se ne va infinito quando l'energia tende all'energia massima. Quindi questa formula non è vera. Cioè, nei sistemi quelli standard, questa cosa non succede, perché non c'avete un'energia massima. No, non c'avete un'energia massima e non c'avete che lo spazio delle fasi è limitato.
nelle situazioni classiche un liquido, cioè P quadro è finito, cioè, quindi questo problema non c'è. Però diciamo in queste situazioni di prima, che ho detto, questi problemi ci stanno, perché voi ci avete degli angoli, cioè della zona di Brillouin, quindi la cosa è limitata e questi pure sono limitati. Quindi questa formula qua salta. Tranquilli, non salta per i liquidi, non salta per i gas, non salta per i soli, quindi diciamo le situazioni quelle diciamo tradizionali, la formula è vera. Però diciamo, se uno si mette a fare questi sistemi qua, questi sistemi diciamo sul reticolo con la massa che dipende dall'impulso, questa formula salta, farsi benedire. Ci avete questo. Ah? Sì. In realtà uno ha le bande superiori, cioè tipicamente c'è una gap e poi c'è la banda sopra, poi c'è un'altra gap e c'è un'altra banda. Cioè, non è vero che l'energia è limitata, No, vabbè, posso considerare il problema della prima banda. Se mi faccio il problema per quella miltoniana in cui c'ho solo la prima banda. Vuol dire che la Ome in realtà è una struttura che si ripete, cioè risale, riscende, No, no, no. Allora, io do una miltoniana. No, ho capito, è chiaro che se uno si ferma sì, io c'ho un'approssimazione che si rimane in quella banda. Sì, sì, ma io mi sto prendendo un problema di fisica teorica. Cioè, io ho una certa miltoniana, cioè una miltoniana fatta così. Per questa miltoniana fatta così, questa forma non funziona. Poi uno può dire, vabbè, ma questa miltoniana vale per quello che vale. Siamo d'accordo. Cioè, tu mi stai a dire, tu c'hai una. Cioè, questa è solo la prima banda. Sì, ho capito. Vabbè, io mi limito alla prima banda. Cioè, mi faccio la cosa. Cioè, se tu fai lo studio teorico, diciamo, estremo. Per la cosa con la miltoniana c'è sulla prima banda, queste sono le conseguenze. No, non mi è chiaro com'è la miltoniana, cioè come la scriveresti la miltoniana in generale? C'è tante bande, no? Cioè, è come nei soli livelli, vuol dire. Cioè, tu c'hai una cosa prima banda, fatta così. Poi c'è quella superiore, cioè qui ci stanno i primi livelli. Poi ci stanno la banda. Vabbè, ma che mi frega, diciamo, se io sto a energie più basse di questo, conto solo questa. Cioè, se io faccio. Poi il problema riparte da qua, c'è un'altra banda e c'è un'altra cosa. Però se io mi faccio l'energia che tiene conto solo la prima banda, non c'è niente di male, questa cosa sta in piedi. Non c'è niente di male perché stiamo lavorando all'energia. Perché sto nel miro canonico, quindi io lavoro a un'energia più bassa dell'energia della prima banda. Non c'è niente di male, non sto facendo nessuna approssimazione. Cioè, no, l'approssimazione è nel fatto che. Che, no, l'approssimazione è che sto facendo una descrizione classica di un coso quantistico. Cioè, scordato questo non c'è più niente di male. Poi diciamo, la cosa successiva è che la banda, cioè queste bande non si parlano, quindi le posso trattare una alla volta. Cioè, posso trattare questa energia, c'è una banda sola. Quest'altra energia, c'è un'altra banda, anche così. Quindi non mi sembra che non sono un grande esperto di bande, però occhio, mi sembra che non è grave considerarne una sola, vuol dire lavorare fino a una certa energia ce n'è una sola. Nel micro canonico sì. Nel micro canonico. Normalmente quando raccontano questa cosa la raccontano nel canonico, e allora lì non mi è chiaro perché uno può dimenticarsi, perché ci saranno le cose delle bande. Vabbè, non ho pretese di spiegare le cose del bando. No, io ho assunto che c'è la cosa limitata. No, questo l'ho capito quel problema, questo però è un altro. No, è un problema interessante. Uno dice, allora, se io ho il canonico e ho il canonico fatto di tanti pezzi, è un problema bello, cioè, però non lo so. Cioè, diciamo quasi il problema più semplice, in cui la cosa è limitata, però in quel caso là l'energia non è limitata in generale, quindi penso che salta tutto. Cioè, dipende come faccio il canonico. Questo non lo so, quindi diciamo, abbiamo cominciato dal problema più semplice. Vabbè, niente, tutta questa cosa che vorrà accusare, mi sono scordato di dire gli autori di questa. Ops! L'autore principale è un signore giovane ma già molto bravo, che si chiama Luca Cerino. Luca Cerino. Non lo conosco. E certo lo conosci, sta a fare il secondo anno di dottorato. E Andrea Puglisi, cioè già un po' più vabbè, grandicello. Cioè. Vabbè. E poi ci sono io che sono. Cioè, questo è giovane, ha 25 anni, questo ce n'ha 42, io ce n'ho 2000. No, insomma. È un articolo che uscirà tra poco su JSTAT e lo trovate in rete sull'archivio che si chiama, non lo so, insomma, questi tre autori. Insomma.
qualcosa come consistent description fluctuation need negative. Cioè, quindi viene fuori questa cosa, insomma, che le temperature negative, che alcuni dicono che sono delle cose un po' strane, non c'hanno assolutamente niente di... Ah, proprio un tipico argomento che, per cui la gente le temperature negative le considera strane, è questa figurella. Allora, se uno c'ha una cosa fatta così, no? E fa le temperature, la temperatura com'è fatta? Qui diverge, no? Quindi la temperatura fa così, diverge qui, e poi di qua è meno infinito. No? Quindi la cosa a temperatura negativa è fatta così. C'è una divergenza qua, va infinito qua, diventa meno infinito qua. Che sembra terribile. Ma questo solo perché uno lavora in termini di temperatura. Se invece uno lavora in termini di beta, la beta fa così. La beta passa sullo zero e non c'è assolutamente niente di strano. Allora, e se ci pensate un secondo, la beta è più naturale della temperatura. Perché? Diciamo, un genere dice che la temperatura è la variabile coniugata all'energia. Non è vero, è la beta che è la coniugata all'energia, perché appare beta per E, come la P è la coniugata alla V, quindi appare PV. Non appare, appare beta E. Quindi se uno la beta, in un certo senso, nel senso come la P è la cosa naturale, la P e non su 1 su P, è più naturale, la beta è più naturale della temperatura. E se uno guarda la cosa della temperatura, della beta, la temperatura fa così e sembra strano. Questa fa così e non sembra assolutamente strano. Passa per zero, vabbè, pazienza. Cioè, mentre qui diciamo, diventa infinito e poi diventa meno infinito, che suona strano. Ma diciamo, poi in effetti la stranezza è solo perché uno, diciamo, in un certo senso sta a guardare la variabile, fra virgolette, sbagliata. Siccome storicamente si usa la temperatura e non la beta, questa figura qua suona strana, però la stranezza è un artefatto della variabile, diciamo, che sarebbe più logico, fra virgolette, no? Dal punto di vista meccanico-statistico. Ah, tutta questa cosa qua, fammi finire, c'è stata una serie di articoli, pure abbastanza feroci, un credo dibattito, varie persone. Eppure tutta questa cosa qua io mi sono messo a guardarla perché erano apparso una serie di articoli su Nature. E io mi ero sorpreso che su Nature si discutesse di queste cose, che poi alla fine queste cose, diciamo, è un esercizietto, diciamo, bisogna farlo con un po' di attenzione, insomma, non è che bisogna essere bozza, ma quindi. Sono rimasto un po' sorpreso e ancora non ho ben capito perché la gente si è così eccitata per tutta sta cosa. Non l'ho ben capito, diciamo. No, però diciamo di importante c'è il fatto che adesso esistono esperimenti. Che, mentre queste cose fino a un po' di tempo fa uno poteva dire che erano giochetti, adesso esistono esperimenti, cioè ci sono dei signori a Monaco di cui non ricordo il nome, ma qui nel nostro articolo sono citati, in cui fanno questi esperimenti con questi cosi ottici e queste cose le vedono, cioè l'inversione di popolazione la vedono. Vabbè, niente. No, poi se volete qui c'è un problema grosso, è che non... alcuni, Anghi, dice che la temperatura, quella definita nell'altro modo, quella con la sigma, è quella giusta da un punto di vista termodinamico. Però io lì c'ho, cioè, che non, mi sta bene. Però il problema è che la nostra intuizione termodinamica, dove è nata? È nata sui gas, sul liquido. Allora, su un gas, sul liquido, queste due cose sono uguali. Quindi, diciamo, non c'è problema di contendere. Il problema è che è la termodinamica di un sistema di vortici. Cioè, tu puoi definire formalmente la pressione di un sistema di vortici, lo puoi definire. Ma la pressione deve avere, mentre la pressione del gas, dici, quando diminuisco il volume la pressione aumenta, no? Questa, in un gas, in un sistema di vortici, quando allargo il lago la pressione deve diminuire, ma che è la pressione? Cioè, quella cosa che formalmente è la pressione, se faccio la derivata dell'entropia rispetto al volume, e quella è P su T. Quel P su T, iniziando con ciò di temperature negative, si comporta in modo naturale. Cioè, Anghi dice di no, perché però a me non mi è chiaro. Mi è chiaro per i gas. Sul gas io ho l'intuizione, cioè ci abbiamo l'intuizione. Io, che fa un sistema di vortici quando stringo il lago, non ho intuizione. Cioè, forse qualcuno bravo ce l'ha, però quindi a me non è evidente qual è la proprietà naturale della formula formale della... Quando hai
interagirono, cioè... I vortici interagiscono, certo, c'è una mia. Certo che interagiscono, non so come si muovono. Interagiscono attraverso quel... Se urtano, collassano? No, non possono collassare, perché sennò c'è una divergenza. C'è una divergenza logaritmica, quindi non possono... Non possono collassare, perché nella miltoniana... Cioè, se no ci avresti una... quindi, in più... Vabbè, qui insomma ci sono delle cose non del tutto... Non del tutto chiare, e almeno. Quando è che contrae? Cosa? E quando è che contrae? Non lo so, perché diciamo... No, anche perché, diciamo, contrae, tu dovresti... Il problema, tu dovresti avere un controllo perfetto, cioè, dice, famosi conti. Bravo, fallo tu i conti, cioè, tu dovresti scrivere la funzione di Green... di un coso chiuso, una funzione di Green del Laplaciano di un coso chiuso, lo sai fare su un cerchio, sì. Lo sai fare su un cerchio perché fai la cosa conforme del semipiano, no? Ma se invece del cerchio ti do un'ellisse, qualcuno, non lo so, forse se ti do un coso, un aggeggio fatto così, chi lo sa fare il allora, se poi faccio questo così e poi l'allargo un po', da così divento così, la pressione mi cambia. La pressione, quella cosa chiamata pressione. E uno ha una cosa intuitiva per cui quella cosa chiamata pressione, facendogli questo, deve aumentare o diminuire? Io non ce l'ho. Mentre invece se è un gas, se questo è un gas, se faccio così la pressione diminuisce. No, lì c'ho un'intuizione. Quindi il problema è che, diciamo, la nostra intuizione termo... Cioè, alcune cose che uno dice, io richiedo questo perché la termodinamica mi dice questo, a me non è chiaro, cioè, mentre la meccanica statistica è chiaro come costruirla, c'è una serie di ricette che è quelle, la termodinamica è un po' meno chiara. Questa è la. Comunque questo sembra un argomento che la gente si ingarella parecchio ultimamente. Bello, grazie mille. Di niente. Si capisce com'è che ragiona un fisico, se posso dire questo. No, un'ultima cosa, diciamo che anticipando una possibile domanda, non c'è problema per l'equivalenza degli ensemble. Cioè, il problema dell'equivalenza degli ensemble, dal neuronico al canonico, non temperature positive e negative non gli fanno niente, cioè se funziona anche per sì, cioè se l'interazione è a corto raggio funziona, fine della discussione, diciamo. Se i vortici sono un problema a lungo raggio, quindi diciamo lì c'è un problema, però diciamo se facessi dei vortici rivestiti alla Debye, cioè li smuttassi, sì, con lì potrei fare tranquillamente l'equivalenza di ensemble, ammesso che gliene freghi qualcosa a qualcuno, però diciamo però formalmente l'equivalenza di ensemble non è un problema perché i conti sono formalmente uguali e vabbè, niente. Va bene, grazie ancora. Di niente. Non so se c'era qualcuno che voleva fare domande, magari, vabbè. No, tu no, tu sei un fisico teorico.